Cioè, a me mi viene da ridere a fare questi video qua. Cioè, sono qui, cioè abbiamo la rotonda illuminata, la prima volta che vedo. No, devo dire che in Iran c'erano anche i cavalcavi. In Iran è tanta roba, ragazzi, a Teheran. Vabbè, comunque siamo qui in Marocco, sono qui ad Agadir. Tanto camminiamo, facciamo un girettino, tanto che siamo qui, faccio due passi. Allora, siamo alla follia. No, perché anche Zaccaria è rimasto scioccato. Sono rimasto scioccato anch'io, devo dire. Cioè, io sono qui ad Agadir, anche lui è qui ad Agadir, giusto? Esatto. Siamo qui in Marocco, non lo so, fisicamente sono in Marocco, vediamo. Come faccio a far capire che sono in Marocco? Lì, non lo capisci, so. Perché sei in maglietta corta a febbraio. Però uno potrebbe dire, non sono a febbraio, devo dare. Cos'è successo ultimamente? Oh, aveva fatto il festival, però non lo guardo, non lo so. Ok. Devo dare un riferimento. C'è stata la finale ieri. Il Marocco è andato in semifinale Coppa, allora quindi è andato in semifinale. Ok. Ok, poi altri riferimenti, non lo so. Va bene. Allora, sai che è in Marocco? Allora, io sono in Marocco, giusto? Esatto. Tu sei in Marocco? Esatto. Ad Agadir. Abbiamo girato tutta la città, in periferia, in centro. Siamo arrivati all'aeroporto. Fuori, esatto, l'abbiamo girata tutta. Esatto. L'abbiamo girata tutta. Ok. Allora, l'abbiamo girata tutta. Tutta. Poi mettiamo un post su... Mettiamo un post su Facebook. E vedo uno, Zaccaria nota uno, che scrive... No, ma io sono andato su Google Maps e ho visto che in via tal dei tali, c'era la buca. Non era neanche la buca. No, eh. Lì che era rovinata. Che stava rovinata. Che era rovinata. Ma scusami un secondo. Io adesso sono in via tal dei tali. Sono esattamente dove tu hai detto. Scusa, ma com'è che io vedo tutto pulito, tutto preciso? Cioè, asfalto che parla. Cioè, le scritte dritte. Cioè, com'è? Non lo so, spiegami. Magari quando l'hanno fatto non era a posto. Sì, adesso, ma anche le luminarie qui, no, cioè. No, perché lui era. Cioè il cestino che, pulito. Cioè, lui viene da me e da te che siamo qui a girare, giriamo ovunque, a dirmi no, ma lì in tal dettagli, scusa, in tal dettagli io non vedo la. Cioè vedo tutto preciso in via tal dettagli. Apro una parentesi. Siccome l'abbiamo girata tutta. E la città è comunque, qui partono i bus. Sì, ognuno c'ha il numero 26, 5, c'è gli autobus, ok. Sì, perché la gente mi diceva, mezzi pubblici, ascolta, mezzi pubblici ti muovi col taxi, che cosa cos'è. Comunque, stavo dicendo, allora, qui sei in giro da Agadir, cioè, comunque è pulito, comunque le strade sono perfette, ragazzi. Allora, tu hai visto la buca fino ad oggi? Solo quella che mi ha fatto vedere quello lì. Esatto, sì, quella che mi ha fatto vedere su Google Maps. Che poi non si sa di che anno e da, cioè, che via l'ha trovata. So. Perché io finora ho visto che stanno rifacendo tutto, le strade sono tutte belle perfette, quasi tutte rifatte, quasi tutto asfalto nuovo da tutte le parti. Paletti dritti. Non c'è una virgola fuori posto, cioè non ho ancora visto una virgola fuori posto. Sì, no, un paio di paletti storti giù dove c'era la marina, quando c'è la rotonda, che ci sono un paio di paletti storti, c'erano. Molte situazioni le stanno facendo. Ragazzi, io vi posso garantire che qua siamo ad Agadir, in Marocco, io non so da altre parti, però vi posso dire che qui ad Agadir, in Marocco del Sud, vicino al Sahara Occidentale, non lontano dalla Mauritania, qui è tutto tenuto bene, stanno un po' facendo dei lavori, ma qua i divisori, guardate, tutti fatti bene, guarda che bello qua, cioè i divisori perfetti, guarda là dove ci sono quelle robe lì per sedersi di sasso, e dove stanno facendo dei lavori, piste ciclabili spettacolari, cioè la strada super, ci sono... sono questi qui, i pali della luce, sembra tipo quelli russi, quelli tutti, la maggior parte sono così,
fatti tutti col simbolo, quasi tutti sono così pari, tutti funzionanti, vedete le luci, non è che una manca o una non manca, cioè le strade, guardate il divisorio luccicante, oh. E più o meno l'abbiamo girata tutta, non ho visto una buca. Con anche, vedi quello per le motociclette? Vedi la corsia per le motociclette? Sì, c'è le corsie per le motociclette, le corsie per le motociclette, c'è la corsia per quello se ne sbatte. Conclusione del video. Allora, io ti posso giurare sulla tomba di mio padre, che è la cosa più importante che c'è in mio padre, che io finora non ho visto la buca, ok? Sulla tomba di mio padre. Poi magari ci saranno, non ho ancora analizzato metro per metro della città. Però siamo andati a Castiglio, l'abbiamo girato, siamo andati fuori, siamo andati ai ristoranti di qui, di là. Cioè, la giriamo, non è che siamo lì a un metro. Cioè, ti posso giurare sulla tomba di mio padre che una buca non l'ho vista finora. Ho visto 2-3 micro situazioni, forse per il vento, dopo di un pochettino di qualcosa a livello di bottiglie abbandonate, ma non crediamo. Lì c'è una bottiglia per terra, per esempio. Ok, ma stiamo parlando di micro situazioni in una città enorme. No, finito lì, faccio vedere, però ti dico che qui tutti i pali sono così, tutto ben tenuto, cioè, e ti posso garantire, qui vedi, credo che devono passare molto, ti posso garantire che io finora non ho visto nulla fuori posto, ok? Poi magari, ci può anche essere, ma vedere uno che dal solo culo, dalla sua stanzetta efebica, va su Google Maps a farmi vedere che lì, 3 anni fa o 4 anni fa, forse c'era la strada, era proprio... vuol dire che veramente dei seri problemi, ok? Qui vedete, qua c'è fermata del bus, sono le tipe sedute, okay. Io non ho visto niente, ok? Dai, tu non reputi follia una roba del genere, Zaccaria, cioè che uno abbia tempo, no, ma lì in no via... L'incredibilità è che questo, cioè, non ha niente da fare, cioè, guardare, no, ma... Google Maps, no, ma... per cercare via... le buche in Marocco, cioè in via tal dei tali ad Agadir, c'è, no, Agadir io vedo che è tutto bello preciso, perfetto. Poi ripeto, ho detto che ad Agadir è così, poi magari vai fuori 50 metri o 50 chilometri, no, e magari c'è delle situazioni che non vanno bene. Magari vai a Casablanca e c'è qualcosa che non va bene, vai in altre città, non lo so, io ti sto dicendo di Agadir, ho detto. Poi è chiaro che non è che tutto il Marocco le strade saranno perfette, saranno precise, anche qui ci saranno delle strade che fanno schifo, delle situazioni peggiori. Ho detto che Agadir, ok? Mi sembra di parlare italiano, io sono ad Agadir, io sto ad Agadir, io vivo ad Agadir, vivo in Marocco ad Agadir. Poi io sto ad Agadir e Agadir ti dico che è tenuta bene, molto tenuta bene, un bello preciso, pettinato. Io sto qui, poi sei in montagna, che ne so, a 500 chilometri, c'è qualcosa che è fuori posto, onestamente non me ne fotte nulla, perché io abito qua, sto qua, giusto Zaccaria? Esatto. Cioè, e di certo non hai tempo di andare su, esatto, Google Maps a vedere. Esatto, tu non mi dici, no, però non è tutto così. E allora? E chi se ne fotte? Chi se ne fotte? A me l'importante è che sia tutto tenuto bene qui. Hai capito? Guardate, questa è una macchina per asfaltare. Sì. Esatto, qua stanno asfaltando. Macchina per asfaltare. Qua stanno asfaltando, vedi? Qua stanno facendo i lavori. Stanno asfaltando, guarda qui, vedi? Guarda. Quindi vuol dire che non hanno finito di asfaltare, no, e finito. Poi comunque l'asfalto è già buono questo, è già, eh? Buono questo, e mettono il tappetino sopra, esatto. Vedi che lì stanno asfaltando, stanno facendo i lavori, guarda tutte le macchine di notte asfaltano qua, vedi? Io ti dico, vedi intelligentone, che tu mi fai vedere che 2 anni fa lì c'era la buca,
qui stanno asfaltando tutto nuovo, magari anche qui un anno fa c'era la buca, adesso stanno asfaltando. Cioè, ma che discorsi fa? Ma uno può andare su Google Maps a dirmi no, ma lì 3 anni fa su Google Maps c'è la buca. Cioè, adesso qui, allora io ti posso dire che qui stanno facendo tanti lavori, vedi? Tutti lì, tutti i macchinari che stanno asfaltando. Cioè, ma è follia pura, è follia pura. Cioè, noi siamo qui, in Marocco, stiamo in Marocco, ad Agadir. Cioè, là c'hai la pista ciclabile, stanno riasfaltando, eh? Sì, qua c'è la pista ciclabile. Ma adesso non sta lavorando. No, vabbè. Il giorno, durante il giorno. Qui c'è anche la pista ciclabile, c'è il vigile. Esatto. Qui c'è la pista ciclabile, blu. Esatto. Okay. Tu sei qui e arriva un fenomeno che ti dice, ma se io sono qua. Appunto. Non so. Cioè, qui, per esempio, vedi che c'è un po' tutto così, perché sta facendo i lavori. Esatto. Qui stanno sistemando, stanno tirando stanno su. Stanno montando le nuove piante e tutto. Esatto, poi dopo metteranno l'erba, stanno sistemando. Qui sotto stanno sistemando. Qui vogliono fare un mega tanto. Tutta l'aria qui. Ci è arrivato un altro fenomeno, perché qui siamo alla fiera dell'Est. Che mi ha scritto? Che praticamente l'asfalto qui è buono, non ci sono buche perché qui fa caldo, allora non si rovina. Beh, allora in Sicilia dovrebbe essere tutto perfetto, giusto? A Napoli, in Puglia l'asfalto dovrebbe essere meraviglioso perché fa caldo anche lì. Cioè, in Svizzera tedesca praticamente le strade dovrebbero essere distrutte perché fa freddo della Madonna. In Norvegia, in Svezia, in Finlandia, a San Pietroburgo. Cioè mi spieghi perché quando ero a Novosibirsk a meno 35 l'asfalto lì era buono? Cioè, secondo lui è buono perché qui fa caldo. Ah, vabbè. Allora, l'asfalto è buono in base alle temperature. Ragazzo, ma qui siamo alla follia. Siamo alla follia. Comunque, stavo facendo di vedere, vedi che qua è tutto cintato? Qui, cintato qui. Stanno facendo il lavoro, stanno rifacendo tutta quest'area. Ci sono molte zone dove stanno facendo dei progetti, anche sopra là vogliono fare uno zoo, qui vogliono fare dei parchi. La città è molto molto in cambiamenti. Ragazzi, qui hanno capito, questi non sono dei fessi, hanno capito bene che qua si sta bene, si gira in maglietta tutto l'anno. E qui stanno arrivando un pacco di turisti, specialmente scandinavi. Stanno costruendo un mare di appartamenti, un mare di casa. Questa città qui è il futuro, ragazzi.